Meta finale, a lungo desiderata nella salita lungo le pendici del monte, la cima del Purgatorio si rivela un luogo sereno e soave, il primo segno tangibile della felicità che può essere raggiunta con la salvezza spirituale. Il paradiso terrestre è un luogo sovrannaturale, voluto da Dio all'interno dell'ordine universale del cosmo, eretto da leggi diverse da quelle della natura. Il vento deriva dalla prossimità con le sfere celesti che, ruotando, muovono l'aria sulla cima dell'altissima montagna. L'acqua dei fiumi Leté ed Eunoè nasce da fonti perenni ed è limpida e trasparente come nessun altro corso d'acqua sulla Terra. La stessa atmosfera è prodigiosamente temperata. Gli alberi sono mossi dalla brezza, ma non alterano il loro profilo. Il paradiso terrestre immaginato da Dante non è un luogo di piaceri come veniva presentato dalla cultura popolare del Medioevo, ma mostra semmai molte affinità con l'Eden biblico. È un giardino, ricco di alberi vari e rari, popolato da uccelli, percorso da fiumi. Tra le fonti della rappresentazione dantesca si possono citare anche i campi Elisi dell'Eneide e altri soavi luoghi naturali descritti nell'antichità. Anche la letteratura provenzale e stilnovistica evoca selve incantate dove si possono incontrare creature stupende, come Matelda, ma anche mostri prodigiosi, come gli animali e il grifone della processione mistica. Dante introduce anche dei riferimenti a luoghi della Terra a lui conosciuti, come la Pineta di Classe, presso Ravenna. Ponendo l'Eden agli antipodi di Gerusalemme, Dante non segue le indicazioni correnti dei teologi che lo volevano separato dalla Terra. Il paradiso terrestre è la celebrazione della natura beata e vergine, sottratta ai drammi della storia umana, che peraltro nascono proprio nell'Eden con il peccato originale. La storia ideale dell'umanità e della Chiesa viene infatti riepilogata nella sacra rappresentazione della processione mistica, un completamento fondamentale dell'immagine del paradiso terrestre. Le figure del corteo luminoso e melodioso rappresentano i carismi sacramentali, la rivelazione avvenuta attraverso i libri della Bibbia, la redenzione. Gli animali alati corrispondono ai quattro Vangeli e sono seguiti dal grifone, simbolo di Cristo che trascina il carro della Chiesa, sul quale compare Beatrice. Segue la devastazione dell'albero del bene e del male, che unito alla metamorfosi mostruosa del carro, simboleggia la rottura della provvidenziale armonia tra l'impero e la Chiesa. Con il paradiso terrestre e l'incontro con Beatrice, si conclude la prima parte dell'ascesa di Dante Pellegrino, che trae conforto dalla meta raggiunta per affrontare l'ultima parte del suo viaggio.